Un gruppo di ragazzini avrebbe rubato una statua della Madonna da un parco pubblico, l'avrebbero distrutta in mille pezzi e avrebbero inscenato una sorta di balletto davvero ai limiti del possibile, filmando tutto e pubblicando il video su Instagram, il social per eccellenza di foto e di video. Sarebbero cinque in totale i ragazzini, tutti quanti italiani, tra i 18 e i 17 anni di età, che sarebbero stati etichettati come appartenenti a buone famiglie, a famiglie rispettose, che sarebbero stati però denunciati a Cisarano, in provincia di Bergamo, ci troviamo nella regione Lombardia. Dovranno rispondere a vario titolo del reato di offese ad una confessione religiosa mediante il vilipendio oppure il danneggiamento di cose. A rintracciarli sarebbe stato un video postato nel social. I carabinieri di Zingonia, provincia di Bergamo, sarebbero riusciti a individuarli. Lo sfregio compiuto sarebbe quello nei confronti della Madonna in ceramica, che è alta un metro e scusatemi, che è alta mezzo metro circa e risale al 13 aprile scorso. L'episodio in questione era già stato prontamente condannato da parte dei più, da parte della maggior parte delle persone. L'episodio ovviamente è stato segnalato alla autorità giudiziaria, che adesso dovrà prendere in mano le redini del fascicolo, dovrà analizzarlo e, se ci saranno i presupposti, si andrà ovviamente a affrontare un processo di natura penale, anche se siccome alcuni sono minorenni, non credo che avverrà chissà che cosa. L'episodio ovviamente non può che non far discutere, non può che far dibattere l'opinione pubblica, tanto che i più si sarebbero scagliati proprio contro i ragazzini in questione. Ringraziandovi per il gentile ascolto, vi auguro una buona giornata. Iscrivetevi, commentate, al prossimo video.